Ciao ragazzi, in questi giorni avete visto tanti video di YouTuber dove si è parlato della morte del bodybuilder. Per chi fosse vissuto su Marte, è morto un bodybuilder. Joe Aesthetics su Instagram, Joe Linder il suo vero nome. 30 anni, quindi molto giovane, dopato, fattore da tenere in considerazione, famosissimo, se ne è parlato tanto perché è un personaggio famosissimo. Io stesso lo seguivo perché aveva una peculiarità che è molto rara, ovvero una malformazione al petto che riusciva a muovere tutte le fibre, un fisico molto particolare, molto estetico. Se ne è parlato molto, in maniera molto banale a mio avviso, di cui adesso parleremo, infatti non sono qua ad informarvi della sua morte, probabilmente lo sapete già perché, insomma, la notizia è già arrivata, la ragazza stessa ha comunicato su Instagram anche la causa della morte, che è un aneurisma al collo, quindi poi che sia collegato o meno al doping, adesso ci arriviamo. Non sono neanche qua a fare il moralista che se se ne parla allora si è stronzi perché non si deve parlare della morte di un ragazzo giovane, no, siamo su internet, si parla di tutto, il punto è come se ne parla e a mio avviso ci va sempre un po' di spirito morale unito ad un'onestà intellettuale. Allora, io ho visto, io ho aperto qualche video così per guardare perché ne hanno parlato tantissime persone, anche in forma privata, ovviamente su gruppi WhatsApp, storie Instagram, però adesso mi voglio soffermare un attimino sui video YouTube, perché ho aperto giustamente dei video di canali, molto curiosa questa cosa, canali molto piccoli, perché ovviamente si coglie la palla al balzo, però ragazzi, inventatevi qualcosa di differente, perché fare le frasi da Baci Perugina, mettersi così, è morto l'ennesimo bodybuilder, molto giovane, bellissimo, e per il doping, per questa società capitalistica che ci vuole tutti sempre più grossi e tutti dobbiamo fare la corsa alla droga, fa male, ragazzi, non dopatevi, avete visto, lui è morto per causa del... Cagate di questo tipo, cioè, sono uscite cagate di questo tipo e non ho guardato TikTok, cioè non ho aperto TikTok, non ho cercato informazioni su TikTok perché apriti cielo, non oso immaginare di quello che sia uscito. Allora, io trovo odioso, trovo fastidioso, non voglio mentirvi, chi usa questi casi per fare della propaganda spicciola, ipocrita, su cui non ci si crede, si dice frasi buttate a caso, che ovviamente sono insindacabili, se dici il doping fa male, le ragazze non si stuprano, trovami qualcuno che viene lì e dirti il contrario, grazie, ok? Però stai parlando di un ragazzo che è morto, strumentalizzandolo, portando la tua propaganda e non sai neanche la causa di morte, perché io, attenzione, ho visto ragazzi che parlano di infarto al cuore, persone che parlano di ictus al cervello. Quando la causa della morte è uscita, forse qualche ora dopo la sua morte comunicata, o forse il giorno dopo, non c'è neanche la pazienza un attimino di capire. Allora, mi metto a tavolino, adesso vediamo perché Linder è morto, ha abusato di doping. Perfetto, vediamo, spieghiamo in maniera tecnica, magari chi si intende di doping, io non me ne intendo ad esempio, il perché, ad esempio, vedi, hai unito il trembolone al winsterone, non so neanche i nomi, ragazzi, abbiate pazienza, e quindi, vedi, ha fatto effetto... e ti è scoppiato il cuore, ipotetico, no? E allora è interessante anche uno che vuole magari informarsi su questa tematica, un chimico, dice: ah, molto interessante questa cosa, non lo sapevo, l'annoto. Quindi due cose che vanno in contrasto ti fanno morire. Però fare la propaganda del doping che fa male, lo sappiamo, lo sanno tutti, ma lo trovo ipocrita in una community, in una società, vorrei anche dire, dove gli idoli sono tutti dopati. Cioè Arnold Schwarzenegger oppure Ronnie Coleman, che ci sono anche i trend di TikTok, che insomma tutti i vari meme che già conoscete, derivano da persone dopate, che a mio modo di vedere chi si dopa non fa del male a nessuno, a meno che non imbrogli andando alle competizioni, potrà fare quel che vuole, se ne assume direttamente le responsabilità. Trovo ad esempio molto più grave ubriacarsi e poi andare in giro a fare danni, ubriacarsi e poi mettersi alla guida, fumare sigarette in pubblico, trovo molto fastidioso fumare sigarette in pubblico in quanto inquini anche chi sta intorno a te, quindi crei un danno vero e proprio a chi ti sta intorno, perlomeno se uno si dopa cosciente di farsi del male, se lo fa per i fatti suoi. Ma ho visto delle cattiverie, ma delle cattiverie anche in privato, adesso subentro, ad esempio tipo gente che traccia come fosse, che scarta come fosse il calendario dell'avvento, è meno un bodybuilder, è un dopato in meno,
ma devono morire tutti dopati, ma perché? Ma perché, ragazzi, avete questa cattiva? Perché avete questa ipocrisia intrinseca? Cioè, non si riesce a rimanere focus, che poi probabilmente, a quanto ho capito, questa cosa che gli è venuta è anche congenita, così ha comunicato la ragazza, quindi magari gli sarebbe venuta lo stesso, magari gli sarebbe venuta qualche anno dopo, o magari non gli sarebbe mai venuta, magari la causa che ha determinato la sua morte, quindi la causa che ha procurato l'aneurisma, è stato veramente il doping. Ma perché andare a marciarci sopra con una propaganda che non serve? Cioè, proprio non serve. È inquinamento, è fastidioso, è ipocrita. Perché da questo, dal fatto che il doping faccia male, lo sappiamo già tutti, ma fanno male tanto, altro che fa male anche l'abuso di integratori. L'abuso di integratori fa male, non per motivi che adesso pensate, non perché io penso che l'integrazione sia doping, io stesso utilizzo gli integratori, ma ci sono persone che abusano di integratori. Gli integratori contengono tanti zuccheri, i tanti zuccheri fanno male alla lunga, ovviamente, non come il doping, ma cioè, capiamoci, ragazzi, tutto potenzialmente fa male. Sono scelte di vita, uno dovrebbe semplicemente accettarle, fare il quadro della situazione, e se si vuole fare sensibilità sul doping bisognerebbe in primis, secondo me, scavare alla radice e non andare a far guerra a chi muore per dei fattori X da dopato. Piuttosto si va a fare una restrizione sul doping, si propone, si smette di seguire determinati idoli o di proporli o di aprire trend di TikTok dove si incentiva scherzosamente al doping, perché ne ho parlato anche su questo canale, di un ragazzino, letteralmente un ragazzino, che per testimonianza visiva non mia, quindi poi non so neanche se sia vero, ma abbastanza attendibile, si dopa nella palestra, nello spogliatoio, su TikTok si professa natural, ha un fisico, comunque sia, uno non direbbe mai che è dopato, però ha un fisico strano, no? Anche per l'età che ha, un pochettino strano, poi ha avuto una trasformazione un po' più grossa, poi magari è natural, ci mancherebbe, però in primis io andrei a limitare queste cose, se proprio dovessi. In realtà i trend che vanno forte sono questi, in realtà le persone che ne hanno parlato sono le stesse a proporre questi trend, sono le stesse a professare questa narrativa del doping, che non vuol dire che non se ne deve parlare. Per quanto mi riguarda, io sono molto liberale su questa visione, ognuno può fare quello che vuole, basta che ne conosca i rischi e che se ne assuma la responsabilità, perché a quel punto, se uno non è in grado di avere una decisione, perché non è in grado di intendere ciò che sta facendo, bisogna spingere di più sull'informazione, quindi capire veramente che se intraprendi una strada, ma non solo quella del doping, anche quella dell'ubriacarti tutte le sere al pub perché lo fanno tutti i tuoi amici, e di conseguenza andare a guidare in macchina e poi andarti a schiantare, le morti giovani, quante persone muoiono, quanti ragazzi giovani muoiono il sabato sera in macchina? Però non si va poi a criminalizzarli, a mettere la loro foto sul web. Questi ragazzi qua sono morti perché avevano bevuto. Magari non avevano neanche bevuto, però la scorsa settimana avevano bevuto, da cui ne deduco la causa della loro morte. Più o meno quello che si è fatto con questo poveraccio, che non ha fatto del male a nessuno, anzi, a quanto ho visto, aveva pubblicato anche prima di morire delle cose abbastanza interessanti, dei disincentivi sul doping, perché si domandava lui stesso se potrebbe avere, fa ridere, uno se lo domanda perché lo si sa già, delle ripercussioni gravi di lì ad un futuro breve. Ovviamente quando uno lo fa spera sempre che non sia lui a capitargli nulla di male, o perlomeno che sia il più distante possibile il fatto grave, quello che può succedere di negativo. Però, ragazzi, abbiamo tanti idoli superdopati, tante persone che vengono idolatrate, quindi questa ipocrisia del doping. Abbiamo Ziz, ok, che prima o poi ci farò un video, una puntata del TG Forense dove analizzo tutto quello che è stato, che per quanto mi riguarda è un esempio abominevole, cioè è proprio l'ideale da non seguire per concludere qualcosa nella vita. Cioè, un ragazzo che va in giro a petto nudo, a ballare, a party, drogandosi, dopandosi e avendo all'effettivo un fisico mediocre per l'utilizzo di farmaci che faceva, e di conseguenza morirne giovane, e non sono qua a fare il moralismo che è morto giovane, saranno cazzi suoi, il problema è fare quello che vuole, però è un idolo che si segue. Trovo contrastante questa visione, capite? Quindi quando muore un bodybuilder e io vedo gli ennesimi pippozzi, che ovviamente sono fatti per fare delle visualizzazioni, cioè
Quello che si dice sono le classiche frasi da bacio perugina. Il doping fa male. Ragazzi, non dopatevi, perché vedete, è ora di dire basta a questa situazione, è ora di dire basta, basta. Non dobbiamoci più. Cioè, così, ma... basta, adesso lo dico io, faccio io l'annuncio, smettiamola di fare queste cazzate da bacio perugina, per favore.